Ben ritrovati dal vostro Bruno Longhi. Siamo di nuovo qua sul canale di Daniele. Il canale ha cambiato nome, siamo sul canale Dani Maggio. Ben ritrovati dal vostro Bruno Longhi. Ovviamente siamo sul canale storico di Daniele, ma da oggi in poi Daniele si chiamerà Dani Maggio qua su YouTube. Eccoci qui, quindi, con il derby di Roma, con Roma-Lazio allo Stadio Olimpico. Ricordiamo a tutti che stiamo facendo questa ricostruzione a FIFA 15 per PlayStation 4, titolo che stiamo utilizzando per il campionato di Serie A una volta a settimana, mentre invece per la Champions League poi utilizzeremo PES 2015. Ecco inquadrato il capitano della Lazio, le formazioni, scusate, De Santis, Maicon, Manolas, Astori, Olebas, De Rossi, Pjanic, Nainggolan, Totti, Ljajic e Iturbe. Questo è il 4-3-3 di Garcia. Adesso andiamo a vedere la formazione della Lazio. Ricordiamo a tutti che, appunto, utilizzando l'opzione Match Day Live, vediamo intanto la formazione della Lazio: Marchetti, Basta, De Vir, Biglia, Radu, Cana, Parolo, Mauri, Candreva, Djordjevic e Felipe Anderson. Felipe Anderson che sta facendo un campionato assurdo. Ecco inquadrato Ljajic di spalle. Stavamo dicendo, eccolo qua, Adem Ljajic. Dicevamo che viene utilizzato il Match Day Live, quindi diciamo l'online di FIFA 15, per avere le rose aggiornate. Ecco Djordjevic inquadrato. Intanto dobbiamo dire che questa ricostruzione arriva sul canale Dani Maggio dopo l'arbitro è Gianluca del Tarano, che non esiste. Questa ricostruzione arriva dopo Juventus-Inter di settimana scorsa e abbiamo visto il pallone col logo della Serie A, perché FIFA appunto ha tutti i diritti, tanto siamo partiti, tutti i diritti della Serie A tranne gli arbitri. Gli arbitri non ci sono nei diritti, come avrete potuto notare. Tra l'altro a PES i giocatori somigliano di più a quelli reali, ma rimane comunque un ottimo gioco. Attenzione intanto subito sulla destra, la Lazio ha provato subito ad attaccare, arriva Iturbe. Daniele sta utilizzando la Lazio, attenzione al limite dell'area di rigore, viene chiuso subito Biglia, se non andiamo errati. Adesso c'è Olebas, il pallone per Nainggolan sulla sinistra, il pallone per Iturbe, attenzione Iturbe prova a mettere in mezzo questo pallone, Totti anticipato, poi De Vir la mette fuori. Stiamo dicendo che Daniele sta utilizzando la Lazio, mentre il computer ovviamente la Roma. Attenzione Iturbe, Iturbe al limite dell'area di rigore, ancora Iturbe, la tocca a favore di Pjanic, colpo di tacco, ancora Iturbe, la mette a sinistra dove c'è Nainggolan, ancora Nainggolan, la chiusura dei giocatori della Lazio. Riparte Djordjevic, la tocca a favore di era per Cana, ma attenzione perché era Felipe Anderson, scusate, poi era stato De Rossi a intercettare, ma è ripartita già la Lazio. Mauri che non dovrebbe più giocare a calcio, dovrebbe avere una squalifica infinita, e invece è ancora lì a rompere i coglioni. Radu per Marchetti, il colpo di testa, la palla è per Parolo. Adesso attacca Djordjevic sulla destra, chiuso da Daniele De Rossi. De Rossi recupera ottimamente il pallone, lo tocca a favore di Olebas, poi Iturbe. Attenzione alla Roma con Nainggolan in area di rigore, pericolosamente Nainggolan, la chiusura ancora di Cana, Ossana, come cazzo si pronuncia. Attenzione Djordjevic, in qualche modo la palla gli rimane. Djordjevic la mette sulla destra, arriva velocissimo Candreva, attenzione al giocatore anche della nazionale di Conte. La palla è fuori, c'è la rimessa a favore della Lazio in questo derby che andrà in onda domani alle 15, dovrebbe andare in onda su Sky, partita ovviamente all'Olimpico di Roma. E questa è la ricostruzione a FIFA 15 per PlayStation 4. Attenzione De Rossi, la parte della palla sulla destra, Radu non riesce a chiudere, poi ancora Ljajic, gran controllo di palla, la mette fuori a favore di Maicon. Attenzione Maicon in area di rigore, pericolosamente il giocatore brasiliano, ma la palla poi è di nuovo fuori, riparte la Lazio. Biglia, Felipe Anderson velocissimo, ancora Felipe Anderson, si accentra, la tocca a favore di Djordjevic. Poi attenzione, Parolo può aprire per Candreva, Candreva in area di rigore, il tiro! Che parata di De Santis! Mamma mia, autentica prodezza di De Santis!
sulla conclusione potente di Candreva. Intanto è qua che si bulla di questa parata De Santis, grandissima parata a manona aperta, miracolo, e c'è calcio d'angolo dunque per la Lazio. Va lo stesso Candreva, attenzione, in area di rigore, gol, parata che è risultata del tutto inutile. Il gol è di Cana o di Sana o di Xanax come medicinale, incredibile colpo di testa di Cana che anticipa tutti quanti e batte un incolpevole De Santis. Questo, su questa azione De Santis non ha potuto nulla. Gran gol della Lazio che si porta in vantaggio sul calcio d'angolo al 33esimo, Roma 0 Lazio 1. Nainggolan, Parolo, perde subito palla alla Roma. Adesso Mauri, forse c'era fallo sul giocatore della Lazio che si è tra l'altro forse anche infortunato, il capitano. Rimessa laterale per la Roma, 37esimo quasi di questo primo tempo, gran gol di Cana. Attenzione, Nainggolan, limite dell'area, pericolosamente la Roma, arriva Biglia, Iturbe, ancora Biglia, poi forse c'era fallo su Iturbe. Attenzione, ancora in area di rigore, pericolosamente la Roma. Il cross sbagliatissimo, però la palla è dall'altra parte. Un po' di pioggia sull'Olimpico qua. Nelle previsioni di FIFA dava pioggia in questa ricostruzione. Attenzione, Mauri e Felipe Anderson, gran giocata. Attenzione sulla sinistra, ancora Anderson, la mette fuori a favore di Mauri. Ancora Mauri, ottima Lazio in questo primo tempo. Attenzione, la palla più fuori per Mauri che prova il tiro, mamma mia che ciabattata del capitano della Lazio. La conclusione orribile di Mauri, 2 minuti di recupero in questo primo tempo, va al rinvio De Santis. Ricordiamo a tutti che abbiamo scelto questa come partita più importante perché effettivamente è la partita più importante di questa giornata, essendo il derby di Roma, ma c'era anche Napoli-Juventus, partita altrettanto importante anche ai fini della classifica. Finisce intanto il primo tempo, la Lazio è in vantaggio per 1-0 col gol di Cana dal calcio d'angolo, e Daniele adesso va a togliere Mauri, proprio il capitano. Entra Ledesma e entra anche Klose per Djordjevic. Questi due cambi, non sappiamo se anche i giocatori della panchina sono quelli che poi scenderanno in campo, cioè quelli che saranno tra i disponibili a scendere in campo. Entra intanto Klose, vedete, al posto di Mauri, che poi in realtà era al posto di Djordjevic. Vabbè, e Ledesma al posto di Djordjevic, non importa, comunque insomma i cambi sono quelli. E partita intanto la Roma che non ha fatto cambi in questo secondo tempo. Nainggolan, dicevamo prima che non sappiamo se sono, in teoria dovrebbero essere questi i giocatori che sia tra panchina e titolari scenderanno in campo. Attenzione alla Roma, pericolosamente, incredibile, Maicon cosa sbaglia, un cross che poteva mettere forse con meno potenza in mezzo, sarebbe stato il pareggio della Roma probabilmente, perché non c'era nessuno sugli altri due giocatori. Attenzione al lancio, posizione regolare, no, fuorigioco di Klose, Miroslav Klose trovato in fuorigioco, grandissimo lancio ancora di Biglia o di Cana, uno dei due. Questo Bruno Longhi anziano inizia a avere sonno. Attenzione, Pjanic in area di rigore, la palla fuori per Nainggolan, Totti, Marchetti si oppone, grandissima parata di Marchetti, poi bandierina, attenzione, bandierina e rimessa laterale per la Roma. Entra Florenzi al posto di Juan Manuel Iturbe, Florenzi per Iturbe al 55esimo, grandissima parata di Marchetti che tiene viva la Lazio. Pjanic, ora sta giocando meglio la Roma, Pjanic, Olebas, sbaglia, c'è Candreva. Juventus che ovviamente spera in una grande dimostrazione della Lazio. Daniele ha già detto che la Juve perderà col Napoli, vedremo. Ricordiamo a tutti che Daniele è juventino. E intanto il pallone viene riconquistato a Astori, la tocca a favore di Ljajic, poi Pjanic, De Rossi. Intanto
il vostro Bruno Longhi vi comunica. Attenzione, Ljajic riapre. Maicon, dicevamo che Dani Maggio ha creato, Daniele ha creato la pagina Facebook ufficiale del canale, quindi lì potrete trovare notizie riguardanti il mondo dei videogiochi. Attenzione intanto, Nainggolan ancora pericolosamente in area di rigore. Nainggolan, gli fanno fare qualunque cosa e poi calcio di punizione inventato per la Lazio. Esce Totti, entra a destro per la Roma. Al 67esimo Garcia opta per questa, il Garcia di FIFA diciamo, opta per questa decisione. Esce capitano Totti, nuovo Lebas alla rimessa laterale. Lazio sempre in vantaggio sulla Roma in questo derby. Derby ricostruzione della partita che andrà in onda domani 11 gennaio su Sky. Attenzione ancora agli Ajic. La palla fuori per Maicon. Maicon mette in mezzo questo pallone allontanato da Kana. Oksanax, come abbiamo detto prima. Ma tutte pessime che mi scrive Daniele, il vostro Bruno non c'entra niente. Incredibile. La palla viene messa in avanti, poi una ripartenza quasi della Lazio. Astori. Ricordiamo il livello di difficoltà e campione, quello che Daniele sta utilizzando, anche perché giocando sempre a PES, se avesse messo leggenda starebbe vincendo 4-0 alla Roma probabilmente. Attenzione perché adesso c'è Candreva sulla destra. Candreva fa tutto molto bene, attenzione Candreva la mette in mezzo. Mamma mia, la palla poi è di nuovo fuori per Ljajic. Ljajic chiuso, basta, poi Parolo. Il pallone per Biglia, attenzione Biglia al limite della rigore per Biglia, fa tutto da solo, nessuno gli va addosso. Biglia! Ancora De Santis! Ancora De Santis all'82esimo quasi di questa partita. E intanto entra Strootman al posto di Pjanic, che non è contentissimo della sostituzione. Gran parata di De Santis, attenzione alla Lazio, Candreva in area di rigore, anticipato un altro giocatore della Lazio, poi col colpo di testa era basta. Basta che la colpisca di testa. Mamma mia che battuta di merda. Palla di nuovo in avanti. Ljajic. Ljajic. Olevas. Nainggolan. Olevas era, vabbè. Strootman, attenzione ancora. Nainggolan. Fallo forse su di lui. Manolas. Sulla destra la Roma ci prova fino alla fine. Florenzi. Florenzi. Ancora Florenzi in area di rigore. Pericolosamente Florenzi. Qui si deve di nuovo allargare. Florenzi sembra Platini, ancora Florenzi o Zidane, palla messa fuori e riparte Klose, attenzione alla Lazio, 3 minuti di recupero, Klose tiene questo pallone importantissimo, Candreva la apre a favore di, non so chi per Candreva che la mette in mezzo, gol, gol del gol al 90esimo, Klose chiude questo derby di Roma e la Lazio raddoppia. La Lazio raddoppia. Roma 0, Lazio 2. Di nuovo di testa. In controtempo preso De Santis, che non può nulla su questo colpo di testa di Klose. Quindi Daniele ha anche azzeccato. Dani Maggio, chiamiamolo così oggi. Ha azzeccato i cambi. Ammonito intanto Ledesma per il fallo precedente. La Lazio vince questo derby di Roma per 2-0. Il vostro Bruno Longhi si ferma qua, ci ritroviamo presto sul canale Dani Maggio, quindi rimanete sintonizzati. Daniele ovviamente tornerà con tantissimi video e tra PES e FIFA 15, PES 15 e FIFA 15 per PlayStation 4, andremo poi a fare tutte le partite tra Champions League e campionato. Queste sono le immagini della gara. Il vostro Bruno Longhi vi saluta su queste immagini, quindi rimanete sintonizzati sul canale Dani Maggio, iscrivetevi al canale e guardate anche la pagina Facebook che Daniele ha creato per il canale YouTube, per il suo nuovo canale YouTube, anche se in realtà è quello storico, ma nuovo perché finalmente ha cambiato nome come voleva Daniele, ovvero semplicemente Dani Maggio. Un saluto a tutti dal vostro Bruno Longhi, una buona serata e buon calcio a tutti!